È iniziata la lunga maratona del bilancio in consiglio regionale, ma le polemiche non si spengono. L'assessore regionale Guido Liris vuole terminare in bellezza prima di dedicarsi completamente al Parlamento e vuole chiudere la partita entro stasera. Inoltre spiega che ha ricepito anche alcune proposte migliorative dell'opposizione. L'opposizione fa il suo lavoro e vuole trovare, o meglio cerca visibilità anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Ha grosse difficoltà ad essere unita perché all'interno della minoranza ci sono tante divisioni che provano a mascherare con un atteggiamento, diciamo, confliggente nei confronti della maggioranza. In realtà c'è un bilancio che arriva nei tempi utili, programmato, che rispetta i criteri, certificato dalla Corte dei Conti, con un ciclo riallineato di bilancio. Ho chiesto ieri, incontrando tutti i gruppi dell'opposizione, se ci fossero dei contributi seri per migliorare questa manovra, se avessero delle idee serie e non atteggiamento ostruzionistico fine a se stesso, soltanto per assurgere agli onori della cronaca. Mi hanno dato degli spunti seri, alcuni saranno recepiti, altri non saranno recepiti perché semplicemente pretestuosi. Ma le opposizioni rimangono critiche. Per Silvio Paluccio è importante avere un senso di responsabilità spiccato per evitare l'esercizio provvisorio, ma il percorso che li ha accompagnati sin qui non è soddisfacente. L'assessore Liris, però, ha spiegato Paluccio, ha riconosciuto che lo stanziamento dei 5 milioni di euro andavano iscritti in bilancio come previsto dall'emendamento voluto dal centrosinistra durante l'assestamento e che pertanto la Giunta proporrà un emendamento in tal senso sul bilancio 2023. Questo gesto del governo regionale ha contribuito a favorire un rapporto positivo con il centrosinistra durante i lavori, sostiene il capogruppo. È la prima volta che accade che il bilancio arriva in aula e abbiamo appena 10-12 ore per discuterlo, per conoscerlo e per confrontarci. Ecco, è molto grave quello che è accaduto e non ha precedenti. È solo grazie al nostro senso di responsabilità oggettivamente che si evita l'esercizio provvisorio, perché ci rendiamo conto che con il caro bollette, lo shock energetico e il dopo pandemia i problemi delle persone, delle famiglie e delle imprese sono molto alti, molto gravi. E quindi è giusto dare un contributo di responsabilità, ma questo è. Qualcosa ovviamente è stato recepito e non può che farci piacere perché riconosce il senso delle nostre battaglie. Non indietreggia di un passo il Movimento 5 Stelle, che in aula è intenzionato a dare battaglia sino all'ultimo. È un bilancio completamente vuoto che cuba 0 euro per i malati oncologici e grida vendetta, 0 euro per aiutare le famiglie a contrastare il caro bollette, 0 euro, udite udite, per la sicurezza urbana e la polizia locale che è propaganda del centrodestra e poi mettono 0 euro, e 0 euro per la ristrutturazione dell'edilizia popolare che fa acqua da tutte le parti. Abbiamo chiesto fondi, abbiamo chiesto aiuti per le imprese, per le famiglie, per i disabili, per i malati oncologici. A oggi non abbiamo nessuna risposta e quindi stiamo mettendo in atto un costruzionismo senza precedenti.